Hello， 大家好，这里是微聊意大利，我是主持人 Jack。意大利的华人越来越多，其中三分之一的人选择自主创业，但意大利的税收政策和中国有很大的不同。关于这方面，很多人当了老板仍然不了解这方面的知识，一不小心就可能触犯法律或者被罚款。所以今天我们请来了布鲁大迪会计事务所的税务部负责人卢卡以及签工部负责人 Vincenzo 来为我们聊一聊这方面的话题。乔卢卡，我来 sapere aprire una azienda in Italia quante tasse si pagano？ Allora。Diciamo che le tasse vengono pagate non subito perché non costa tanto iniziare un'attività. Il grosso costo e quindi le tasse, diciamo, avvengono durante tutto l'anno nella vita appunto di un'impresa. Parlando di, non so, commercianti artigiani, che magari è la categoria che ci viene più semplice, più così, diciamo, numerosa. Prima di tutto si paga l'IVA ogni 3 mesi. L'IVA è l'imposta sul valore aggiunto. L'IVA ci sono 3 aliquote, il 4, il 10, il 22%, e si paga sui servizi, sui consumi. E quindi ogni 3 mesi il commerciante, l'artigiano, l'impresa calcola il suo saldo attivo o negativo dell'IVA. E quindi se ha debito pagherà con F24 il trimestre appena chiuso, a volte si paga anche mensilmente, quello però va a seconda dei volumi d'affari, e potrebbe anche andare in credito e quindi questo credito si riporta al trimestre successivo e quindi si arriva alla fine dell'anno e quindi si paga 4 volte, quindi si paga a maggio, agosto, novembre e a marzo dell'anno successivo con la dichiarazione finale, diciamo, con la dichiarazione annuale IVA. Quindi questa è una prima serie di tasse. Contemporaneamente, sempre ogni 3 mesi, a maggio, agosto, novembre e febbraio dell'anno successivo, i commercianti e gli artigiani pagano anche i contributi previdenziali personali, cioè i contributi dei titolari, che sono 4 versamenti di importi fissi di circa 900 euro a seconda che sia artigiano o commerciante, e anche lì con 4 versamenti periodici fino a un reddito di 15.000 euro. Se poi in dichiarazione dei redditi il reddito è superiore a 15.000 euro, per i contributi INPS devi pagare anche una differenza che è circa il 22%. Quindi queste sono le prime due serie di tasse. A giugno dell'anno successivo, dal 1 gennaio al 31-12, si fa un bilancio, si fa un conto economico e se l'azienda ha guadagnato o se l'azienda è in perdita, si fa comunque una dichiarazione dei redditi. In questa dichiarazione dei redditi si calcolano le imposte che sono principalmente per le persone fisiche l'IRPEF. È un'imposta progressiva e quindi con un'aliquota minima del 23%, più si alza il tuo reddito e più si alza anche questa aliquota. Quindi a seconda di quello che ha prodotto un'impresa, vabbè, poi ci sono gli oneri deducibili, gli oneri detraibili, va bene, però questo dopo sarebbe un po' più complicato da spiegare. Però diciamo che l'IRPEF è la tassa finale che si basa sull'utile, su quello che hai guadagnato. Insieme all'IRPEF si paga anche l'IRAP, le imprese pagano l'IRAP, che è un'altra imposta di entità minore, perché è circa più del 4%, a seconda delle regioni, a seconda delle deduzioni, a seconda delle attività. E questo per quanto riguarda le ditte individuali e le società di persone pagano l'IRPEF. Le SRL pagano l'IRES, che è il 24%, sempre in base al reddito che hai prodotto, e anche le SRL pagano l'IRAP, quindi le ditte individuali pagano l'IRPEF e l'IRAP, le società di persone, SNC, SAS, pagano l'IRAP, mentre le SRL, le SPA e le società di capitali cosiddette pagano l'IRES e pagano l'IRAP. Quindi diciamo che sono queste tre grosse principali le tasse. Poi ci sono delle altre piccole tasse durante
non so, c'è il diritto della Camera di Commercio per l'iscrizione annuale, c'è l'INAIL per i titolari, però sono importi minori, diciamo che il grosso delle tasse sono queste che ti ho detto. Ok, e quali sono le conseguenze se non si pagano? Allora, le conseguenze sono principalmente, vabbè, tu hai sempre la possibilità di pagarle anche in ritardo le tasse, con il cosiddetto ravvedimento operoso, quindi 6 mesi dopo, un anno dopo, tu sei in tempo ancora a pagare quello che non hai pagato con delle sanzioni e degli interessi. Se non paghi spontaneamente, l'Agenzia delle Entrate ti manda un avviso automatico, perché c'è un controllo automatico di quello che hai pagato, e ti dice che puoi pagarlo anche ratealmente con una sanzione ridotta, infatti si chiama avviso bonario. Passato anche questo termine, il credito viene cartolarizzato e quindi viene affidato a una riscossione più forte, diciamo affidata a Equitalia, le cosiddette cartelle esattoriali, e dove tu sei costretto a pagare, perché potrebbe anche Equitalia arrivare al fermo amministrativo, a fare un pignoramento sul conto corrente, sì. Potrebbe pignorare i crediti verso terzi, quindi anche lì ha la possibilità di pagare ratealmente, ci sono delle agevolazioni, però la sanzione è molto più alta e gli interessi molto più alti. E quindi queste sono le conseguenze, quindi sì. Diciamo 2 anni dopo tu puoi arrivare a queste conseguenze che sono abbastanza... Ok, ho capito. Invece per quanto riguarda le assunzioni, no? Spesso nel periodo di prova le imprese non fanno contratto, ma è legale questo? Allora, ogni contratto che viene stipulato tra il datore di lavoro e dipendente deve risultare da atto scritto. Nel contratto vengono indicate tutte le parti riguardanti il rapporto di lavoro, la durata, ma soprattutto in questo patto viene indicato il periodo di prova. Il periodo di prova varia dal livello del lavoratore ed è stabilito dai contratti collettivi nazionali. Durante questo periodo di prova, entrambe le parti, quindi sia datore di lavoro che lavoratore, possono interrompere il contratto senza dare il preavviso, senza preavvertire, quindi in qualsiasi momento. Sì. Se non c'è il contratto con indicato il patto di prova, il contratto è nullo. Nel senso che il datore di lavoro non può procedere al licenziamento e se qualora ci fosse un controllo oppure viene licenziato un dipendente durante il periodo di prova che non risulta da atto scritto, il contratto continua, non si può procedere al licenziamento del dipendente. Ah, ok. Se viene un controllo, no? della finanza o di ispettore che trova un dipendente che non ha contratto, cioè nel periodo di prova, cosa succede? Cioè, quali sono le conseguenze? Allora, se viene un controllo da parte dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, l'azienda deve avere in possesso il contratto sottoscritto dal lavoratore e il modello Unilab di comunicazione di assunzione. Se non ha questi documenti, l'ente o il nucleo di vigilanza predispone una sanzione molto, molto pesante. Cioè farà una multa, giusto? Fa una multa all'azienda. Di quanto? Cioè, può arrivare sino a 2.500 euro, ma soprattutto fa ripristinare i contratti di lavoro e versare i contributi arretrati con delle sanzioni. Ah, ok. E cosa succede quando un datore di lavoro non paga i contributi INPS dipendenti e quali sono le conseguenze? Allora, il datore di lavoro, se non versa i contributi, può effettuare i versamenti in ritardo e vengono applicate delle multe, delle sanzioni civili. Non versare però i contributi dei dipendenti è un reato grave in Italia, nel senso che i contributi che l'azienda versa sono delle trattenute che fa in busta paga al lavoratore e deve versare allo Stato, quindi si sostituisce per il dipendente. Questo tipo di mancanza comporta un reato di tipo penale. Per quanto riguarda omissioni fino a 10.000 euro, c'è una sanzione amministrativa molto alta che va dai 10.000 ai 50.000 euro. Se le ritenute non versate superano i 10.000, c'è il reato penale fino a 3 anni di reclusione e una sanzione di 1.032 euro. Questi reati vengono annullati, revocati, nel momento in cui entro 3 mesi
il datore di lavoro procede a versare i contributi. Quindi le sanzioni vengono calcolate solamente delle multe chiamate sanzioni civili, quindi l'interesse di quando effettua il versamento. Ah, ok. Invece se un datore di lavoro non paga i contributi INPS dipendenti, cioè il dipendente quando rinnova il suo permesso di soggiorno, cioè la questura farà i problemi, cioè lo blocca? La questura non blocca il permesso di soggiorno perché la questura controlla il contratto di lavoro, quindi la lettera di assunzione, la durata, il tipo di reddito e soprattutto il modello Unilab che è il documento che attesta che l'azienda ha effettuato la comunicazione al centro per l'impiego. Quindi per i dipendenti quando rinnova non hai problemi, anche se il titolare non paga? No, assolutamente. Okay. Ci potresti spiegare le dimissioni telematiche e le varie modalità che ci sono? Allora, dal 12 marzo del 2016 le dimissioni, ovvero la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro, possono essere date solamente in via telematica e non più su foglio bianco sottoscritto. Pertanto il lavoratore deve procurarsi il PIN dispositivo INPS, andare sul sito Click Lavoro, registrarsi e comunicare la volontà di dimettersi. Cosa succede? Questo modulo viene comunicato direttamente attraverso la PEC del datore di lavoro, quindi il datore di lavoro riceverà sulla posta elettronica aziendale, sulla PEC, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e pertanto le dimissioni sono valide solamente con questa modalità. Altre modalità di cessazione del rapporto non ci sono per quanto riguarda il lavoratore. A volte succede però che il dipendente non dà le dimissioni, va via, si trasferisce, accetta un altro lavoro e non comunica al datore di lavoro la volontà di chiudere il rapporto di lavoro. Sì. L'azienda si trova così scoperta, quindi ha un buco nell'azienda, nel senso che deve comunicare al lavoratore contestandogli l'assenza, quindi deve fare una lettera al lavoratore dove contesta l'assenza. Il lavoratore dovrebbe rispondere, se il lavoratore non risponde entro 5 giorni da questa comunicazione, l'azienda procede al licenziamento sempre con raccomandata. Questo però comporta per l'azienda il pagamento di una multa verso l'INPS che si chiama ticket per licenziamento, che ammonta a 400 euro per ogni anno di anzianità di servizio. Ah, ok. 非常感谢我们这里的嘉宾卢卡和Vincenzo为大家科普了这方面的知识。 在国外创业本就艰难，掌握一些基本的税务法律知识能让我们少吃一点亏。 如果大家还有什么疑问，或者希望我们下期聊的话题，可以留言到我们的微信公众号“意大利威视传媒”，我们将挑选呼声最高的话题进行下次的讨论。我们下期再见，乔乔乔。